L'Università di Cagliari ha presentato l'offerta per il nuovo anno accademico. Si punta a fare lezioni in presenza, anche se naturalmente bisognerà fare i conti con il Covid. Atteso anche un leggero aumento degli iscritti. Lorenzo Manunza. Più di 80 corsi di laurea tra triennali e magistrali. Cresce ancora l'offerta formativa dell'Università di Cagliari, che si prepara al nuovo anno tra tante conferme e alcune novità, come la triennale in informatica applicata o il ritorno del corso in igiene dentale. Resta la forte attenzione ai rapporti internazionali e alle lingue, inglese in testa, ma soprattutto, sottolinea il rettore Francesco Mola, si potenziano i servizi agli studenti, dai neogenitori con la tessera baby e la stanza rosa, alle matricole che potranno contare sull'aiuto dei buddy, studenti anziani appositamente formati, ma non solo. Su questo abbiamo voglia di investire e lavorare, cioè quello di non perdere nessuno. Sta partendo il progetto Caregiver. Abbiamo scoperto che ci sono tanti giovani che devono aiutare le famiglie dove ci sono disabilità gravi, e quindi avremo un percorso per loro che li aiuti a non abbandonare. Le lezioni ripartiranno prevalentemente in presenza, ma se il Covid lo imporrà si tornerà alla didattica a distanza. L'Ateneo ha studiato tre scenari per il nuovo anno accademico in base alla gravità del contagio ed è pronto a ogni eventualità. Fatto tesoro dell'esperienza con l'inizio dal periodo pandemico, che in 15 giorni ci ha comportato per garantire continuità per i nostri studenti, la trasformazione dell'Ateneo, con 4 milioni di euro di investimenti previsti e attuati nell'anno accademico 2020-2021, che ci consente di far fronte a tutte queste necessità.